Ciao a tutti, per la mia prima video recensione ho riesumato un classico della fantascienza di fine anni 80, Hyperion di Dan Simmons, recentemente ripubblicato da Fanucci. L'altro fanuccista ripubblicando molte opere che erano uscite dai cataloghi da molto tempo, tra i quali Ciclo da Terra Morente di Jack Vance e Il Mondo Fiume di Philip Jose Farmer. È un'operazione molto interessante che permette ai lettori di adesso di recuperare alcuni testi che da molto tempo erano usciti dagli scaffali delle librerie. Io di Hyperion ho ancora l'edizione originale doppia con il suo seguito La caduta di Hyperion. In realtà molti dicono, e forse anche a ragione, che i due libri sono un tutt'uno, sono senza soluzioni di continuità. C'è da dire che forse Dan Simmons all'inizio aveva concepito i due libri, cioè il secondo libro l'ha concepito in un tempo successivo, forse mentre stava stendendo il primo. Fatto sta che i due libri hanno due strutture completamente diverse. Hyperion in sé ha la struttura dei racconti di Canterbury, è una specie di omaggio fantascientifico ai racconti di Canterbury. Ci sono sette personaggi che raccontano ognuno la propria storia legata all'evento che li ha portati a riunirsi. Qual è questo evento? Hyperion è ambientato nel XXIX secolo. È un XXIX secolo in cui l'umanità ha colonizzato gran parte della nostra galassia attraverso l'uso di due mezzi praticamente. Uno sono i motori cosiddetti Hawking, in onore ovviamente del fisico Stephen Hawking, che permette di viaggiare più veloci della luce, ma comunque in tempi notevoli, tant'è che si distingue un tempo nave di diversi mesi e un tempo normale di diversi anni. Ovviamente stiamo parlando di distanze cosmiche, quindi se copriamo migliaia di anni luce in 5 mesi di tempo nave è comunque pochissimo, perché secondo la relatività generale ci dovremmo impiegare circa 1.000 anni, esattamente quanto è la distanza in anni luce. Quindi questo è il classico meccanismo della fantascienza di trovare un modo di poter viaggiare più veloce della luce. Però in un modo plausibile. L'altro mezzo che invece permette uno spostamento istantaneo degli esseri umani attraverso la rete dei mondi, come viene chiamata, è quella dei portali di teletrasporto. Dan Simmons, che è molto sensibile all'uso delle tecnologie nei suoi romanzi, anche molto conscio della natura umana, preme molto nel farci capire che l'utilizzo di questa tecnologia miracolosa che ti permette di passare da mondo a mondo in un istante, ha creato anche degli utilizzi molto edonistici. Per esempio, uno dei protagonisti ha una casa che si sviluppa su diversi mondi, una stanza in ogni mondo, e le porte sono praticamente dei micro teleportali che lui attraversa. Ma sto divagando, era soltanto per farvi capire la portata da space opera che ha questo libro. Perché i sette pellegrini, come così vengono chiamati, e si sono riuniti. C'è una fazione di esseri umani che è contrario all'utilizzo dei teleporter e dei motori Hawking e che preferisce, anziché adattare i pianeti e gli ambienti ai propri usi, adattarsi ai pianeti, quindi modificarsi geneticamente per vivere in ambienti normalmente ostili agli esseri umani. In soldoni, questi esseri che potremmo definire tranquillamente postumani o transumani decidono di attaccare i confini della rete dei mondi, dell'egemonia dell'uomo, come viene chiamata la compagine politica che comprende tutti i mondi umani. In risposta a un disperato tentativo di poter fermare l'ondata di questi umani alieni, diciamo, viene organizzata una spedizione sul pianeta Hyperion, al quale prenderanno sette pellegrini. Sette pellegrini che non potrebbero essere gli uni più diversi dagli altri. Abbiamo un diplomatico di carriera con grande esperienza, un generale, un'investigatrice, un poeta, un templare, ma i templari sono una particolare fazione dell'umanità di quell'epoca, un prete cattolico e un misterioso professore di università anziano che porta con sé il fagotto della sua piccola figlia. Il loro scopo finale è poter raggiungere lo Shrike, una specie di altissimo essere metallico ricoperto di punte che viene considerato un dio dagli abitanti di Hyperion.
che si dice possa esaudire un desiderio di un solo pellegrino, gli altri è probabile che verranno uccisi da questo dio assetato di sangue. Durante il loro pellegrinaggio allo Shrike, questi personaggi racconteranno la loro storia e il perché sono legati ad Hyperion e perché sono stati scelti per questo pellegrinaggio. Come dicevo, la struttura del libro è ripresa dai racconti dei Canterbury, quindi abbiamo il racconto del console, il racconto del generale, il racconto dell'investigatrice. Nell'affrontare questa struttura, Dan Simmons riesce a creare in un libro di poco più di 400 pagine un affresco di space opera molto complesso, ma che non si riduce ovviamente alla fantascienza stricto senso, ma che spazia come più proprio della fantascienza di un certo livello su temi sociali di estrapolazione e di speculazione. Ben Simmons quindi è abilissimo sia a sintetizzare la space opera classica, ossia l'affresco di numerosi mondi, di imperi galattici, guerre interstellari, sia ad affrescare con grande abilità dei mondi futuri molto plausibili, ognuno con la sua peculiarità. Ad estrapolare il senso tecnologico del presente in un lontano futuro e a coniugare con grandissima abilità temi che spaziano dalla fisica quantistica alla religione, alla spiritualità, alla letteratura. La letteratura, che già dalla struttura del libro si vede, ha un peso particolare nella narrativa di Dan Simmons. Recentemente, per esempio, Dan Simmons ha scritto Drood, una storia, un pastiche sulle vite di Wilkie Collins e Charles Dickens, sul libro incompiuto da Charles Dickens, appunto, Il mistero di Edwin Drood, ma ha scritto anche altri libri di fantascienza in cui è presente l'elemento mitologico, per esempio la serie di Ilium e Olympus, che ovviamente si riferisce agli svolgimenti in chiave fantascientifica dell'Iliade e dell'Odissea. In Hyperion, Dan Simmons ha un occhio di riguardo nei confronti del poeta John Keats, che a un certo punto, nel racconto di uno dei pellegrini, diventa per assurdo, ma con la magia della tecnologia e della fantascienza, un personaggio a pieno titolo della saga. Infatti, in questa ambientazione, l'umanità è coadiuvata da delle intelligenze artificiali che hanno raggiunto un livello assolutamente post-umano e che hanno donato all'umanità, per esempio, la rete di teleporto e gli motori Hawking, i cui scopi finali però saranno finalmente svelati nella biologia finale di Endymion e il risveglio di Endymion, di cui ho parlato in un libro precedente come la mia parte di saga preferita. Queste intelligenze artificiali hanno addirittura il potere di risuscitare in un certo senso le persone, ossia di creare delle incarnazioni che chiamano sibridi, ossia degli ibridi cibernetici, in cui un'intelligenza artificiale che reincarna il personaggio storico è inserita in un corpo umano. Dei sette racconti che costituiscono l'affresco di Hyperion, i più suggestivi sono probabilmente il racconto del professore e il racconto del prete. Il racconto più struggente è sicuramente quello del professore, Sol Winthrop, la cui figlia, per effetto delle tombe del tempo, che sono praticamente il territorio dello Shrike, viene affetta dal cosiddetto morbo di Merlino, ossia dalla sua età effettiva di circa 27 anni, 30 non mi ricordo precisamente, incomincia a ringiovanire man mano nel tempo fino a diventare il fagotto che questo professore sta portando al pellegrinaggio, nella speranza ovviamente di invertire il processo e di permettere a sua figlia di non morire scomparendo nel nulla, diventando un embrione e scomparendo nel nulla, ma di riprendere il corso normale della sua esistenza. Ovviamente nel suo racconto il professore racconta della struggente storia d'amore di un padre per la propria figlia che vede ringiovanire e che sa condannata a morire in questo modo, e ovviamente pur nella verosomiglianza, in verosomiglianza fantascientifica con cui è trattato questo tema, probabilmente è uno dei racconti tra padre e figlia più toccanti che io abbia avuto modo di incontrare. Infine, per quanto riguarda la parte più weird, perché possiamo dire che Dan Simmons è un abilissimo narratore che sa sintetizzare diverse correnti della letteratura fantastica che vanno dal cyberpunk alla space opera normale,
piuttosto che anche il weird, come in questo caso, il racconto del prete è il racconto più weird, il più grottesco, quindi un po' reminiscente dell'epoca di Weird Tales. Quindi sto parlando di narratori come Lovecraft, come Robert Erwin Howard o Clark Ashton Smith. Anzi, probabilmente il autore che più si avvicina a questo brano molto lungo di Hyperion è proprio Clark Ashton Smith, ma ovviamente non si esaurisce soltanto in un racconto weird, ma ha anche delle implicazioni di tipo teologico, come è giusto che sia per un personaggio che è affiliato alla Chiesa Cattolica. Infatti, il racconto non è propriamente del personaggio che lo sta raccontando, ma di una persona, di un altro ecclesiastico che era andato a cercare, che era sostenitore delle ipotesi di Teilhard sul punto Omega, sulla nous finale. Una specie di eresia per un prete cattolico, però che dà anche l'idea di quanto spazi Dan Simmons, passando dalla teologia alla filosofia, alla fisica quantistica, è sicuramente una lettura impegnativa. Non è una fantascienza di evasione, questo assolutamente no. Non la consiglio infatti a chi vuole spiegare i tanti riferimenti che poi dovrà andare sicuramente a cercare se non li ha già in mente. Io posso dire dal canto mio che Hyperion è stata l'esperienza che mi ha arricchito tantissimo, perché ovviamente avendolo letto a 14 anni, per la prima 14-16 anni la prima volta, non ero a conoscenza di gran parte di quello a cui Dan Simmons si riferiva, ma è stata un'occasione di crescita grandissima perché sono andato a cercare tutti i riferimenti che lui faceva puntualmente. Questo è il tipo di narrativa che mi piace, quella che arricchisce personalmente. Anche se non direttamente, magari, ma proprio perché crea l'effetto curiosità. Difficilmente avrò reso una grande idea del libro, mi dispiace, sono quasi pentito di aver fatto questa recensione, perché la carne al fuoco di Dan Simmons è tantissima. Spero di aver reso più che altro l'idea, se non del romanzo in sé, della ricchezza che contiene. Io vi ringrazio per essere stati con me in questa prima recensione, forse un po' incerta. Vi invito a iscrivervi se volete seguire le prossime, sperando che siano più spigliate, e ci rivediamo al prossimo video. Grazie.